posta dal consigliere Stanzani, verbali Comitato Tecnico Scientifico Garisenda. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Ma secondo quanto riportato da un articolo del Resto del Carlino recentemente, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sulla Garisenda del 24 luglio e del 26 settembre, quindi già a partire da luglio, riporterebbero indicazioni sulle anomalie osservate dai sensori, su di un rischio collasso della torre, sulla necessità di dotarsi di un piano di evacuazione. È chiaro che di fronte a rivelazioni di questo genere urgerebbe un chiarimento da parte del sindaco per sgombrare il campo da ogni dubbio sull'ipotesi che si siano trascurati rischi importanti per la città, per i cittadini, o che si sia omesso di rendere partecipi il Consiglio Comunale, ma soprattutto la cittadinanza, di questi rischi. Crediamo che chiarire questo aspetto sia essenziale. Il sindaco non risponde, non manda risposta, promette una risposta scritta nei prossimi giorni. L'attendiamo, così come attendiamo quei verbali, che ovviamente chiarirebbero ogni cosa. Ripeto, quei verbali riporterebbero il fatto che già da luglio l'allarme sulla Garisenda, un allarme di rischio di collasso e di necessità di dotarsi di un piano di evacuazione, era presente. Credo che chiarire come stiano le cose sia un'urgenza, anche perché il dubbio mette in discussione, credo, la credibilità stessa dell'amministrazione comunale, della giunta comunale, in maniera decisiva. È imbarazzante che non ci sia questa risposta, così come è imbarazzante che questi verbali, se sono arrivati al Carlino, non siano ancora arrivati a chi, come sottoscritto e tanti colleghi consiglieri comunali, ne ha richiesto copia con regolare accesso agli atti. Credo che la mancanza di trasparenza di questa amministrazione, che non ci fa avere gli atti quando facciamo un accesso agli atti come consiglieri comunali, non ci arrivano risposte alle interrogazioni, stia diventando non più semplicemente imbarazzante, ma decisamente preoccupante. Grazie Presidente.